Grazie mille ad Annalisa. Corre l'obbligo, il dovere intellettuale, di ricordare anche altri autori, Sant'Arcangiolesi, uno dei quali naturalmente è stato già citato, in Pedretti, però dobbiamo ricordare anche Raffaele Baldini. Quando ho letto quel suo motto, nel senso che è un elemento che restituisce un'immagine chiara del suo mondo, ossia certe cose succedono solo in dialetto. Ecco, quando ho letto questa espressione, questo suo modo di dire, sono rimasto estremamente colpito, semplicemente per un fatto: non esiste il dialetto italiano, il tedesco, altre lingue, e tutto si può dire in ciascuna di queste lingue o dialetti. Non è così. Ossia, esiste un legame forte tra il pensiero, la cosa, il fatto e la lingua, il dialetto. È un legame indissolubile, di cui bisogna tenere conto. E appunto Raffaello Baldini è riuscito in poche parole a esprimere questo concetto che secondo me è fondamentale, che è alla base del rapporto, del dialogo, del confronto tra lingua e dialetto. Ma come Raffaello Baldini bisogna ricordare anche il grande film della guerra, che naturalmente insomma non ha bisogno di presentazione. E poi ci sono appunto le giovani generazioni, come Annalisa. Ricordo che l'Istituto Beni Culturali, parliamo ormai del 2006, contribuì finanziariamente alla produzione di un triplo CD che racchiudeva le registrazioni audio di letture lette proprio da questi poeti. Mi ricordo il titolo di uno di questi, Leone Zalla, mangiato, insomma. L'attenzione da parte delle istituzioni pubbliche bolognesi e regionali nei confronti del dialetto è stata sì ondivaga, però è esistita e ha cercato sempre di valorizzare questi momenti, queste espressioni dell'oralità, ma anche della scrittura dialettale. Penso anche a una bibliografia che ha scritto Gianni Fucci, bibliografia dialettale, che rappresenta un punto di riferimento per chi voglia intraprendere studi in questo settore, in questo ambito. Naturalmente è un'opera che possiamo definire ormai datata, ma semplicemente perché sono passati tempi, quindi avrebbe bisogno di un'integrazione, di un lavoro di aggiornamento. Speriamo che questo avvenga, insomma, il più presto possibile. Diamo la parola allora all'ultimo degli autori del dossier presenti, perché purtroppo i professori Bertoni e Capaci non sono potuti intervenire per ragioni diverse. Il professor Stefano Benedetti, che è anche, ripeto, presidente del Comitato Scientifico Dialetti, e che ci ha fornito una presentazione anzitutto di se stesso come dialettologo e poi anche di un intellettuale che si è avvicinato alla cultura scritta. Grazie.